Ciao a tutti, io ho 15 minuti di tempo, quindi sono velocissimo, vi faccio una presentazione molto rapida. Io vi dico a che punto siamo, faccio un attimo il punto della situazione su quella che è la situazione dell'ecosistema nostro. Adesso parlo un pochettino come Edge Farm e un pochettino come Italia Startup, per cui faccio una panoramica da tutti i due punti di vista. Come Edge Farm, proprio in sintesi massima, in due minuti, Edge Farm è una struttura che è nata nel 2005, io ho iniziato a lavorare su questo mondo ancora nel 95, ho fatto diverse esperienze che sono state fortunate, nel 2000 avevo fatto una società che è andata molto bene, ho pensato di fare il giving back anch'io perché è giustissimo aiutare tutto l'ecosistema, c'è tantissimo da fare per farlo crescere. Edge Farm è nata nel 2005, in questi 8 anni ha investito 14 milioni e mezzo, ha fatto partire tante iniziative e pensiamo che ci siano tantissime cose da fare. Il mondo sta cambiando, adesso queste cose le dirò super rapide perché tanto sono cose note per tutti, sta cambiando in modo drammaticamente, sta cambiando drammaticamente veloce, ci sono dei cambiamenti velocissimi e il cambiamento non è solamente tecnologico, come molti di voi sanno, è un cambiamento soprattutto sociale, per cui l'innovazione si sta diffondendo a un ritmo probabilmente non preventivato, proprio perché molte delle innovazioni, siccome ci sono tanti contributi di persone umanistiche che intervengono all'interno della tecnologia, sta avendo un'accelerazione molto rapida in tutto quelle che sono le tecnologie, proprio perché va a toccare tantissimi temi sociali e interpretare l'innovazione su tanti sociali. Per cui ci sono delle opportunità pazzesche per i giovani, quei giovani che riescono, come ha detto benissimo Augusto prima, a consapevolizzare il momento, capire che è molto importante che loro si mettano in primo luogo in gioco, in discussione e partano con le loro iniziative. E oggi le opportunità sono veramente enormi perché loro hanno, a differenza della mia generazione quando ho iniziato a lavorare, un asset in tasca che è quello che negli ultimi 10 anni hanno conosciuto internet, hanno capito come funziona e oggi che devono entrare nel mondo del lavoro non vengono guardati come dei soggetti estranei ma come dei preziosi aiuti che possono aiutare un'impresa tradizionale a comprendere delle cose che in questo momento recepisce che sono molto importanti ma non sa come interpretarle. Per cui non abbiate paura di avvicinarvi, ho sentito prima qualcuno che diceva è troppo verticalizzato, è molto difficile entrare dentro l'azienda, non è proprio così vero, in questo momento le aziende, noi ne vediamo tantissime, sono veramente molto aperte a comprendere cosa devono fare, perché la crisi è sempre più feroce e c'è assolutamente necessità di fare qualcosa. Un'altra opportunità molto forte è che la tecnologia sta andando a incontrare i mercati tradizionali, oggetti tipo il Night Fuel hanno aperto una strada, tutti quanti voi sapete che stiamo andando verso il mondo delle Internet of Things. Io in questi giorni sto facendo degli esempi spesso a degli incontri che facciamo su quello che è il tema degli occhiali. Google Glasses l'anno prossimo sarà un'innovazione importantissima sul mercato e porterà a una serie di scenari nuovi in termini di applicazioni. Questo territorio qui, adesso parlo del nord-est, è famosissimo per quello che è l'occhiale perché praticamente è nato qui. Il 90% dell'occhiale nel mondo viene prodotto dalle 3 o 4 aziende che ci sono qui sulla Gordino, da Luxottica, Marcolini, Massafilo, che producono l'occhiale. Poi ci sono le aziende che fanno l'astuccio per l'occhiale, per cui tutte queste aziende oggi non possono assolutamente pensare di essere al di fuori da quello che è il cambiamento, perché il cambiamento impatterà in modo veramente molto forte su di loro. E per voi che siete qui in Italia, ma questo succede su tanti altri settori, ci sono delle opportunità straordinarie perché queste aziende dovranno innovare, dovranno usare la tecnologia per interpretare al meglio la loro industria. Quindi hanno bisogno di giovani, hanno bisogno di persone che abbiano delle idee fresche, delle idee intelligenti da proporre per fare questa cosa qui. E stiamo parlando di industrie molto importanti che sono qui, cioè non è che dobbiamo andare a raccontare la nostra idea alla Oakley. La Oakley è di Luxottica, la Ray-Ban è di Luxottica, cioè sono aziende che stanno a qualche centinaia di chilometri da qua, per cui sono opportunità importanti. Potrei andare avanti molto, ma in 15 minuti è difficile. Si sta aprendo di tutto in questo momento, no? La prototipazione degli oggetti, questo è un territorio che fa tanta prototipazione, ci sono tanti oggetti, vengono prodotti tanti materiali, ci sono tutti i cambiamenti sui metodi di pagamento, stanno cambiando tantissime cose, per cui ci sono delle opportunità veramente molto importanti.
avete un ecosistema che sta crescendo. Nel 2005, quando siamo partiti noi, c'erano tre acceleratori a livello mondo. C'eravamo noi, c'era Y Combinator, che è la star, quello il migliore, il più bravo, quello che ha fatto le cose più interessanti, che è nel luogo giusto, e c'era Idea Lab, quello di Bill Gross, che era partito ancora tanti anni prima. Nel 2007 è nata TechStars, che oggi è lo strumento migliore, quello più strutturato, quello che fa le cose migliori, che riesce a diffondere in modo più ampio anche il verbo di quelle che sono le startup. Nel 2009 sono nati tantissimi, in tutta Europa sono partite iniziative similari, la Germania oggi è molto avanti, ma anche gli altri paesi sono partiti. E nel 2013 questa cosa qua è diventata la norma, cioè ormai gli acceleratori ci sono, ce ne sono diversi qua in Italia. L'anno scorso con la Task Force è stato dato anche un quadro normativo a queste cose, che si è cercato di dare un quadro normativo a queste cose, per cui è stato creato un ecosistema e favorito un ecosistema che possa aiutare queste cose. L'anno scorso è stato fatto un bel lavoro e io che faccio parte della Task Force non perdo occasione di dire grazie al Ministro, che dopo 15 anni che nessuno metteva il naso sulle cose che riguardavano il digitale, si è impegnato per prendere in mano questa situazione e per fare qualcosa di importante. E non è qualcosa di risolutivo, dopo dico ancora due parole, però sicuramente è stato qualcosa che ha messo giù dei binari su cui costruire qualcosa che possa aiutare a capire il sistema. Oggi, dopo un anno, praticamente da quel maggio in cui lui è venuto ad ascoltare, poi ha cominciato il lavoro della Task Force per produrre qualcosa, in Italia ci sono almeno 3.000 startup. È molto difficile, noi come associazione stiamo cercando di mappare questa cosa qui, non si riesce oggi a dire esattamente quante sono, però ci sono almeno 3.000 startup che stanno cominciando ad affacciarsi sul mercato e stanno producendo le loro innovazioni. Si sta completando lo scenario del mercato anche degli investitori, si sta via via semplificando il modo di accedere alla finanza. Prima Cristiano ha parlato di una cosa stupenda per il capitale di investimenti che si è affiancato all'attività degli acceleratori, però ci sono anche dei fondi, delle strutture che stanno partendo, che sono nate l'anno scorso anche con il contributo del Fondo Italiano, che stanno cominciando a diventare attori del mercato e si stanno mettendo tra quello che è l'attività dell'acceleratore, della capitale di investimenti e l'attività anche molto strutturata di strutture tipo quella che ha presentato prima Fausto, che è 360, che ha anche una grande storia. Manca una mentalità di M&A, questa è una cosa che ci vorrà un po' di tempo, non è una cosa che si può improvvisare improvvisamente, le aziende devono cominciare a capire, le grandi aziende, che è molto importante in Italia comprare le start-up, è molto più interessante che assumere dei giovani di talento, portare dentro in azienda un'iniziativa, una start-up che abbia dentro lo spirito imprenditoriale e la voglia di emergere, la voglia di conquistare dei risultati. Si paga sicuramente di più, ma si ottiene decisamente di più. Dei giovani bravissimi che entrano in un'azienda vengono velocemente contaminati da quella che è la cultura interna dell'azienda, che sono chiaramente presenti da più tempo e hanno molte più persone e vanno chiaramente a modificare rapidamente le idee innovative dei giovani. Quindi questa cosa qui è veramente molto importante che si diffonda e io non ho dubito che una volta partirà in Italia, anche perché è un'esigenza dettata dalla crisi. Torno un attimo e vado a concludere, così ascoltiamo l'ambasciatore, su questo tema di restare in Italia con cui si è chiuso l'intervento precedente. È stato sicuramente un momento molto importante, è stato scritto un white paper, un libro bianco di quelle che sono le cose che si possono fare in Italia e su quali si possono scrivere tantissimi altri capitoli, anche scritti meglio. Però è stato molto importante perché è stato fatto qualcosa di significativo per il Paese. Hanno fatto qualche accenno adesso quando hanno commentato il quadro normativo e hanno detto in modo abbastanza critico tutti quanti che bisogna vedere che questi decreti attuativi diventino legge e che le cose partano effettivamente. Effettivamente c'è questo problema in questo momento. Non voglio essere negativo e spero di aver detto in pochi minuti quanto si è migliorato il quadro generale e quante opportunità ci sono per tutti quanti.
però effettivamente in questo momento non abbiamo da parte di quello che è il quadro istituzionale nuovamente la giusta attenzione che ci vorrebbe verso queste cose. Scomparso quel governo lì, adesso non c'è nessuno che ci si sta mettendo sopra. Questo nuovo governo non sta dando il supporto adeguato, nel senso che alla fine non c'è nessuno dedicato a comprendere queste cose, magari lo metteranno, però è sicuramente un tasto su cui prestare moltissima attenzione. Adesso vedo che ci sono meno studenti e più addetti ai lavori, per cui twittiamo, cioè scriviamo questa cosa, facciamo pressione sulle istituzioni affinché siano molto convinte a sentire la voce di questo settore, perché è assolutamente importante che ci sia il coinvolgimento loro per fare in modo che le cose diventino molto forti per tutti i giovani, perché anche semplicemente la visibilità mediatica che è stata data l'anno scorso con il disegno di questo quadro normativo è stata importante per far parlare di startup e per far parlare di queste cose. Il crowdfunding è una cosa stupenda, in Italia c'è purtroppo un po' l'esercizio del potere in tantissime cose, per cui soggetti tipo la Consob in questo momento stanno creando dei problemi che non esistono su delle cose che dovrebbero essere affrontate e rese decisamente molto semplici. Fondamentalmente questo è il quadro che c'è in questo momento.